e pagine sulla rete, su internet, per andare a trovare Dei vissuti, dei no? vissuti. Sì, non, mi piace. E poi in questo libro io ho scelto per esempio quegli anni, ho detto prima, perché c'era quell'idea del progresso, la seconda rivoluzione industriale e quant'altro. E mi è piaciuto, volevo proprio staccarmi dall'ambiente Italia per mettermi alla prova, per vedere se riuscivo veramente a creare qualcosa di interessante parlando di altri paesi diversi dal nostro. Ecco, è anche una particolare attenzione, lo ha detto lei, lo ha ripetuto e ribadito poc'anzi, verso quella che è quello che è il modo di scrivere poi di autori stranieri, mentre per l'Italia ne ha citati un paio. Ecco, perché questo fascino? Che differenza sostanziale c'è nel modo di scrivere tra gli autori stranieri e quelli italiani? Chiaramente andiamo ad aprire una parentesi che fa parte assolutamente di un'opinione personale, Sì. però la domanda è Allora, personalissima. intanto gli autori italiani sono molto più liberi. In che senso? Cioè, Rispetto non agli hanno schemi, schemi. sì, non hanno degli schemi preordinati. Soprattutto da quando, io prima ho nominato Pier Vittorio Tondelli proprio non a caso, perché Pier Vittorio Tondelli è stato il papà del minimalismo italiano. La letteratura minimalista è quella che negli anni Ottanta ha Ha praticamente avuto il suo boom. rotto proprio Ha rotto gli gli schemi, schemi quegli schemi. completamente. In America con J. McInerney, nella letteratura con Kit Haring, per esempio nell'arte, no? Evidentemente era anche un'esigenza Sì, sociale assolutamente. questa, Sì, no? beh, c'era stata tutta una serie, c'era Eh sì, bisogno di. storicamente. Allora, in Italia, però, che cosa è successo? Che questi schemi rotti hanno creato un tipo di scrittura molto, molto più libera, molto più libera. Se pensiamo ad Alessandro Baricco, Alessandro Baricco è capace di passare dal romanzo Più ambientato impegnativo, in sì. come Seta, come Castelli di Rabbia e così via, in epoche Oceano Mare, in epoche diverse, e magari in epoche più recenti come questa storia, ovviamente la parte finale del libro, oppure Emmaus. Quindi non c'è uno schema predeterminato su come devo scrivere e su cosa E su devo cosa? scrivere, soprattutto dove lo devo andare a collocare temporalmente. Nella letteratura, soprattutto quella americana e quella anglosassone, invece c'è una rigidità abbastanza schematica. E quando parlo però della letteratura anglosassone, ovviamente non parlo di Ken Follett, di autori di quel tipo, cioè autori da autogrill, cioè dei libroni, quelli che. Parlo per esempio, ripeto, di Jonathan Franzen, di Ian McEwan, McInerney, chi c'è più? Ma per esempio Nick Hornby, per esempio, che mi piace molto. Quindi c'è un diverso, c'è proprio un Quale modo diverso di predilige? intendere. A me piace molto la letteratura italiana, in ogni caso, perché da lettore. Rimaniamo nel Da tricolore, allora. lettore, sì. Da lettore mi piace l'italiano. È quella che mi fa veramente godere il piacere. Emozionare. Sì. È bello. Ultimamente ho a proposito di Nick Hornby, ho riletto Non buttiamoci giù, perché dovevo curare ho una rubrica su un mensile che viene pubblicato a Grottaglie, l'IV, e ogni mese ho un pezzo che si chiama Liberamente ispirato a. Allora io creo una piccolissima storia ispirato a quel libro. Ho dovuto rileggere Nick Hornby, Non buttiamoci giù, per esempio, quello è un libro molto, ma molto, molto bello, che io consiglio, anzi, se, ovviamente dopo aver preso il mio, Beh, prendete pure certo. quell'altro, perché.
Va bene, allora innanzitutto in bocca al lupo per le vendite di Cadenza d'Inganno, lo ricordiamo ancora una volta ai nostri telespettatori, lo vedete qui, Alfredo Anicchiarico, un romanzo da leggere, allora lo consigliamo visto che ne abbiamo approfondito anche i contenuti nel nostro spazio televisivo. Grazie ancora all'autore Alfredo Anicchiarico. Noi rimaniamo qui invece nello studio 2 di Blue Star TV perché tra poco invece andremo avanti con lo spazio dedicato all'edicola, successivamente su